Oggi parleremo di come risultare un videomaker credibile. Entreresti mai in un negozio senza vetrina? Da dove è appena uscita una persona che urlava contro il proprietario? Oppure, ti fideresti di un professionista di cui tutti parlano bene, ma che non hai la minima idea di come contattare? Odio dirlo, ma in questo mondo l'abito molto spesso fa il monaco. Come content creator occorre ottenere la fiducia del cliente, perché il lavoro che devi fare viene praticamente valutato in anticipo. Per ottenere la fiducia devi essere un professionista credibile. Non sto parlando di personal brand, sponsorizzazioni o marchette per farti valutare bene agli occhi del mondo. Sto parlando di risultare veramente credibile grazie al tuo lavoro. Abbiamo parlato di portfolio in un'altra lezione, perché quello è il primo strumento che tu hai per risultare credibile. Il portfolio deve essere la cosa fondamentale per te, ogni giorno della tua vita. Non puoi mai abbandonarlo, lo devi sempre tenere aggiornato. In merito alla credibilità, ecco la prima cosa da fare. Il tuo portfolio deve contenere i tre migliori lavori per ogni settore di cui ti vorrai occupare. Facciamo l'esempio: puoi trattare tre temi travel, corporate e matrimoni? Devi avere un portfolio di 9 video, composti da 3 video travel, 3 corporate e 3 wedding. Ricorda che questi video dovranno essere i migliori, ma anche quelli realizzati per clienti che parlano bene di te, nel caso in cui qualcuno voglia info in merito. Tutto il resto del tuo portfolio invialo su richiesta, magari dopo l'iscrizione a una mailing list, per esempio. Devi risultare convinto di conoscere i tuoi prodotti e non confondere il cliente con decine di lavori. La tua vetrina deve essere sempre al top. Questo è il secondo consiglio. Sto parlando di vetrina in senso lato, può essere sia fisica che digitale. Il concetto è lo stesso. La tua vetrina deve far venire voglia a tutti di entrare, per fare due chiacchiere e per passare del tempo con te. Alla fine il videomaker o content creator deve instaurare sempre un rapporto con il cliente. Per essere credibile e convincente, la tua vetrina deve raccontarti senza filtri. Deve far capire che sei disposto in ogni momento a parlare e discutere di futuri lavori, o anche solo di rispondere a domande generiche. Posso darti il secondo consiglio da applicare. Parla tu stesso nella vetrina con un video. Crea un video dove ti racconti o dove parli con il tuo futuro cliente, spiegando cosa fai. E perché hai deciso di essere disposto a passare del tempo con chiunque voglia avvicinarsi a questo mondo? Come cliente, ovviamente. Io sto rifacendo questa parte della mia vetrina in questo momento, ma ti invito a visitare spesso il mio sito www.leonardocasoni.com per studiare il modo in cui continuo a sponsorizzare la mia passione, rendendomi disponibile a tutti, anche a te se ne avrai bisogno. Chiedi delle recensioni. Se non chiedi, di sicuro non avrai mai nulla. Dopo un lavoro, una collaborazione o semplicemente una piccola consulenza, non esitare mai nel chiedere una recensione. La recensione è quello che ti dà credito nel mondo di oggi. In merito posso anche darti una tip. Una volta che avrai ricevuto delle belle recensioni, fanne uno screenshot e salvale in un piccolo PDF. Crea questo PDF per ringraziare chi ha lavorato con te e fagli capire che non ci sarà cosa più gradita di ricevere una recensione, proprio come le persone che l'hanno già fatto. Ovviamente non dimenticare il link diretto per poter lasciare la recensione. Vedrai aumentare le recensioni a vista d'occhio, soprattutto se allegherai questo PDF anche in tutte le risposte finali che avrai, esempio amicizie, consulenze, lavori, eccetera. Ora siamo alla parte più divertente della lezione. Cosa non devi assolutamente fare?
Se non vuoi perdere la credibilità ottenuta, devi organizzarti per evitare queste tre cose basilari. 1. Seguire gli stili di altri videomaker famosi in maniera plateale. È normale ispirarsi ad altri videomaker. Io stesso seguo moltissimi canali YouTube e profili Instagram, ma questo non vuol dire che quello che mi piace deve essere copiato. Tu devi sempre puntare alla ricerca del tuo stile personale. Quindi evita di creare contenuti con lo stesso stile di un altro professionista. 2. Evita l'autoproclamazione. Non importa a nessuno se ti senti il miglior regista del mondo o se hai vinto il concorso per cortometraggi della tua città. Quello che conta è il risultato, ciò che si può veramente vedere e valutare. Quindi non parlare mai di te e di quanto sei bravo o di quanto lo sarai in futuro. Crea contenuti che parlino per te. 3. Non essere confusionario, sii coerente ovunque. Sicuramente avrai vari profili social, un sito, addirittura un negozio. Ogni cosa che circola in rete o fuori dalla rete deve essere coerente. Non puoi permetterti di avere una pagina Facebook che racconta delle tue passioni politiche, il sito che promuove la tua passione da videomaker e il profilo LinkedIn che dice che sei un venditore di auto d'epoca. La tua presenza deve essere coerente, non devi avere dubbi su cosa un possibile cliente abbia trovato in giro. Devi essere certo che ogni persona saprà cosa fai perché non può trovare altro in giro. Quindi, ricapitolando, organizza il tuo portfolio con i migliori lavori, lascia il resto su richiesta. Cura maniacalmente la tua vetrina. Rendi tutto molto accogliente e stimola l'interazione. Crea situazioni in cui richiedere recensioni del tuo lavoro o della tua persona. Evita di essere la copia di altri professionisti. Evita di proclamarti il migliore, ma dimostralo con i fatti. Porta la tua coerenza al massimo livello possibile. Applica tutto e raggiungerai un livello di credibilità veramente alto. Per questa lezione è tutto e ci vediamo nella prossima.